Buonasera amici di Giovedì Scienza, benvenuti a questo incontro che è l'ultimo prima di Natale, poi riprenderemo con l'anno nuovo con una conferenza di Pier Giorgio Di Freddi. Questa sera è di scena la relatività, in particolare delle due relatività, quella generale. La teoria più straordinaria del Novecento insieme con la teoria della meccanica quantistica. La meccanica quantistica probabilmente è ancora più rivoluzionaria, la relatività generale forse un po' meno rivoluzionaria, ma certamente non meno importante, perché è la teoria della gravità che ha inglobato, superandola, la teoria di Newton, è la teoria che oggi permette di capire come si comporta l'universo, come è nato, come si è evoluto e in certo senso anche un po' come finirà. È una teoria che completa il lavoro che Einstein aveva fatto nel 1905 con la relatività speciale. La generalizza appunto, come dice la parola. E allora mi piace, prima ancora di presentarvi il professor Leonardo Castellani, segnalarvi due libri che sono nati a Torino, perché sono tutti e due editi da Bollati Boringhieri. Uno è proprio il libro che ripubblica questi due fondamentali lavori di Einstein, che sono lavori in certo senso leggibili, tra virgolette, nel senso che sono anche narrativi, raccontano qual è il problema da cui Einstein è partito, come ci ha ragionato sopra e come l'ha risolto. Certo, ogni tanto ci si incaglia in qualche formula, però diciamo che tra i lavori scientifici forse sono quelli ancora più vicini a una trattazione narrativa piuttosto che schiettamente, puramente ed esclusivamente matematica. L'altro libro, leggibilissimo, è di John Gribbin, il capolavoro di Einstein, è proprio dedicato alle due relatività, ma in particolare alla relatività generale. Allora, questa cosa succedeva 100 anni fa e noi qui cerchiamo di rievocarla, di raccontarla e di capire in che cosa consiste la straordinarietà di questa teoria. Leonardo Castellani è uno dei più brillanti fisici teorici che abbiamo in Italia e insegna all'Università del Piemonte Orientale. Tra i suoi interessi proprio principali ha proprio la teoria della relatività generale e in generale le teorie della gravità e anche la meccanica quantistica. Le due cose sono diversissime e separate, ma quello che Einstein stesso ha cercato di fare per molto tempo è di arrivare a una teoria unificata in cui la meccanica quantistica, che lui considerava incompleta, imperfetta e quasi la respingeva, in cui la meccanica quantistica potesse essere inglobata. Leonardo Castellani è anche autore di un libro che probabilmente lui considera assolutamente marginale, ma che invece per noi lettori che non possiamo leggere le altre cose e probabilmente neanche seguire i suoi corsi se non siamo studenti di fisica, è un libro che noi possiamo invece leggere con molto divertimento, lasciatemi dire, ed è il libro intitolato Teletrasporto, dalla fantascienza alla realtà. Il teletrasporto in meccanica quantistica, almeno entro certi limiti, è realizzabile, si realizza. Ed è comunque una strada molto interessante per arrivare forse a dei computer quantistici e a tutta una serie di altre applicazioni, anche pratiche crittografiche per esempio, che sono estremamente interessanti anche per la nostra vita quotidiana. Bene, allora io a questo punto cedo la parola al professor Castellani, alla fine potremo rivolgergli delle domande, tutti noi siamo appunto curiosi di capire a un secolo di distanza perché questa teoria non solo è ancora così importante, ma continua ogni giorno a aprire nuove possibilità di capire l'universo. Buonasera, ringrazio il dottor Piero Bianucci per la sua introduzione e le sue gentili parole. Stasera vorrei parlare, appunto, come mi è stato chiesto, di questa teoria relatività che ha 100 anni, ma è ancora, come diceva il dottor Bianucci, è ancora una teoria molto vitale e vi voglio convincere appunto che oggi la relatività è un campo di ricerca estremamente fecondo e che porterà a comprensioni della struttura dell'universo rivoluzionarie. Vediamo la prima trasparenza.
è l'unica equazione che farò vedere in questa conferenza, sono appunto le equazioni di Einstein, di cui si celebra il centenario. Notate che sono state scritte nel 1915 in questa rivista dell'Accademia delle Scienze prussiana, nel mese di novembre, cioè quindi il mese scorso, era il centenario esatto, il 25 novembre è stata presentata questa memoria all'Accademia delle Scienze prussiana, che è in realtà la quarta di quattro memorie presentate in quel mese, in cui Einstein via via ha affinato la sua teoria fino a presentare queste equazioni, che riassumono proprio, e vedremo come, spiegherò un pochino anche il significato di questi simboli, riassume la sua nuova teoria della gravitazione che supera quella di Newton e che si riduce a quella di Newton in un particolare limite quando le velocità dei corpi in gioco sono molto piccole rispetto alla velocità della luce, che compare qui, questo c è la velocità della luce, questo g è la costante di gravitazione di Newton, quella che trovate nella legge di Newton che vi dice con quanta forza si attraggono due masse nella trazione universale. Non sono equazioni famose come quella E uguale a mc quadro, che è diventata un pochino il simbolo della fisica moderna, però se vi capita di passeggiare in questo deserto della Bolivia, vicino al Cile, credo, vicino al deserto di Atacama, vi imbatterete in questa locomotiva un po' arrugginita, abbandonata su un vecchio binario, dove qualcuno, non si sa chi, ha riprodotto le equazioni di campo gravitazionale di Einstein. Queste equazioni, che sono estremamente sintetiche, come le avete viste, in realtà sono equazioni che i matematici chiamano equazioni differenziali non lineari, insomma sono oggetti un po' tosti da manipolare e soprattutto un po' difficili da usare come predizioni, ma i matematici e anche i fisici e anche Einstein stesso si sono applicati a trovare le soluzioni di queste equazioni e queste equazioni prevedono allora determinati fenomeni. Prevedono dei fenomeni molto interessanti che oggi siamo in grado di osservare. Prevedono in particolare, come vedremo, dei fenomeni di curvatura della luce, deflessione della luce, in presenza di campi gravitazionali, in presenza di quindi masse molto grandi che provocano questi campi gravitazionali. In presenza, per esempio, di un buco nero o di una galassia molto massiva, la luce di oggetti celesti che stanno dietro questa galassia o dietro questo buco nero vengono deformati come da una lente e l'effetto è più o meno questo che vi faccio vedere. Il passaggio di un buco nero davanti a una galassia ne deforma la luce che ci arriva dalla galassia. Oppure le stesse equazioni prevedono anche la coalescenza, cioè l'unirsi di due corpi celesti, che possono essere due stelle di neutroni o in questo caso due buchi neri, e queste simulazioni che vedete su questa trasparenza non sono semplicemente delle rese artistiche di fenomeni fisici, sono proprio soluzioni numeriche delle equazioni che avete visto sopra. Cioè le equazioni di Einstein che abbiamo appena visto sono quelle che opportunamente trattate con calcolatori e con metodi numerici, vi danno questi filmini. E è di pochi giorni fa il decollo di questa sonda, che è partita con un razzo italiano, Vega, per sistemare in un punto lagrangiano, un particolare punto di equilibrio a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, tra la Terra e il Sole, dove si annullano le forze gravitazionali della Terra e del Sole, quindi un punto particolarmente interessante di stabilità, verrà collocata questo satellite. Questo satellite è un prototipo di quello che sarà l'esperimento LISA, che sarà un esperimento per rilevare onde gravitazionali, con una sensibilità estremamente maggiore della sensibilità degli esperimenti che oggi abbiamo sulla Terra, che sono Virgo e LIGO, di cui parleremo tra poco. Ma per farvi vedere come la ricerca
in relatività generale, insomma, continua e è di pochi giorni fa, insomma, con investimenti anche di denaro pubblico notevole, perché le onde gravitazionali saranno poi uno strumento straordinario di investigazione dell'universo, perché sono onde che non vengono fermate dalla polvere interstellare come la radiazione elettromagnetica, ma ci porteranno informazioni proprio fino ai confini dell'universo. Allora vediamo ora perché è stato onorato con la copertina di Time Magazine come personaggio del secolo Albert Einstein. Quindi cerchiamo di capire il perché il XX secolo, secondo il Time Magazine, ha avuto come personaggio di maggiore impatto proprio Einstein. Una brevissima biografia, io non sono uno storico della scienza, quindi sono solo cose che menzionerò molto rapidamente e un po' superficialmente, tanto per collocare il personaggio che nasce alla fine del XIX secolo in Germania, da genitori di origine ebraica, e questo poi sarà la ragione per cui dovrà emigrare negli Stati Uniti. Nel 1880 la famiglia si sposta a Monaco, dove il papà di Einstein aveva un'azienda di strumenti elettrotecnici, azienda non molto fiorente, infatti poi finirà per fallire, e fallisce, ha difficoltà per una ragione molto puntuale, che si era specializzata in strumenti di corrente continua. E invece sappiamo che poi ha vinto la corrente alternata nell'implementazione degli strumenti di tutti i giorni e della trasmissione a distanza e dell'elettrificazione delle città. E comunque sia, si sposta da Monaco in Italia, perché in Italia aveva ricevuto una commessa per fare degli impianti elettrici a Pavia, quindi si sposta prima a Milano e poi a Pavia. E la ragione per cui Einstein sapeva un po' di italiano, effettivamente ci sono delle cartoline scritte in un italiano del tutto accettabile di Einstein ai suoi amici italiani. Nel 1887 segue i corsi al ginnasio di Monaco, è un Einstein che fa le scuole primarie e poi secondarie, dopodiché nel 1895, all'età di 16 anni, prova il concorso di ammissione al Politecnico di Zurigo, quello che diventerà l'ETH, che esiste ancora oggi, che però fallisce, ma non fallisce perché è un cattivo studente, ottiene dei voti brillantissimi in matematica, fisica e scienze, ma non altrettanto buoni in francese, storia e letteratura, e allora non viene ammesso al Politecnico di Zurigo, ma fa una grande impressione al rettore di questo Politecnico, che gli consiglia di passare un anno in una scuola preparatoria di Aarau, e così farà ospitato dalla famiglia Winteler. Famiglia Winteler che lo accoglie ad Aarau, lo tratta come un figlio, e lui si innamorerà della figlia del signor Winteler, sarà la sua prima storia sentimentale. Si prepara bene, notate che sempre nello stesso anno rinuncia alla cittadinanza tedesca e sarà apolide fino al 1901. Finalmente nel 1896 viene ammesso al Politecnico di Zurigo con ottimi voti, lì conosce l'unica ragazza del suo corso, che era Mileva Maric, e una ragazza serba che diventerà sua moglie. Non riesce a trovare lavoro come vorrebbe lui, come ricercatore in fisica. Una volta laureato al Politecnico di Zurigo, ma trova lavoro all'ufficio brevetti di Berna, che forse è stata una fortuna, perché questo ufficio brevetti di Berna gli è servito proprio come scuola pratica per tante cose che poi lui ha riutilizzato nei suoi famosi esperimenti mentali, che sono stati alla base dello sviluppo della relatività speciale e generale.
Nel 1903 si sposa con Mileva Maric, e da cui avrà tre figli. Una figlia, Liesel, di cui non si sa bene il destino, probabilmente si ammalò di scarlattina e morì. Mileva Maric la portò in realtà in Serbia alla sua famiglia, però non tornò mai con questa figlia Liesel. E altri due figli che avrà più tardi, Hans Albert e Eduard, nel 1910. Nel 1905 entriamo ora nella parte scientifica. Il 1905 è il cosiddetto annus mirabilis, l'anno dei miracoli, dove produce quattro articoli, uno più importante dell'altro, e pone le basi non solo della meccanica quantistica con l'effetto fotoelettrico, ma anche di importanti concetti di meccanica statistica. Poi pubblica la relatività speciale sull'elettrodinamica dei corpi in movimento, il famoso articolo dove pone le basi della relatività speciale, e poi un altro articolo in cui fa vedere l'equivalenza tra massa e energia. Insomma, tutto questo nel 1905, lavorando all'ufficio brevetti, quindi questo lo faceva nel tempo libero. Questi lavori in pochi anni, nel giro di 2 o 3 anni, fanno conoscere Einstein alla comunità dei fisici, si capisce la profondità e l'eccezionalità del suo pensiero e cominciano a fioccare le offerte di posizioni. La prima che accetta è all'Università di Berna, dove lui si trovava, e poi comincia via via ad accettare offerte sempre più, diciamo, alte di grado, a Zurigo, Praga, all'ETH, dove aveva studiato, e a Berlino. A Berlino gli viene appunto offerto di dirigere un istituto di fisica, Kaiser Wilhelm Institute, appena creato. Ed è a Berlino che presenta appunto queste memorie sulla relatività generale, di cui abbiamo visto una fotografia nella prima trasparenza. Nel 19 divorzia da Milena Maric e sposa la sua cugina Elsa. Il 19, però, oltre che per la sua vita privata, è un anno molto importante anche dal punto di vista scientifico, nel senso di conferme sperimentali della relatività generale, perché Eddington, sfruttando un'eclisse solare nel 1919, riesce a osservare la deflessione dei raggi luminosi, che è un effetto predetto dalla relatività generale. E Einstein a questo punto diventa una celebrità non solo ristretta alla comunità scientifica, ma una celebrità mondiale, mediatica si direbbe oggi. Questi sono un po' dei titoli dei giornali dell'epoca. Nel 1921, proprio in piena celebrità mediatica, Einstein riceve anche il premio Nobel. Il premio Nobel non è, per come uno si sarebbe potuto aspettare, per le sue teorie più profonde, più rivoluzionarie, che sarebbero state la teoria della relatività ristretta e generale, ma per l'effetto fotoelettrico. Perché questo? Perché evidentemente nella comunità dei fisici del tempo e nel comitato Nobel, la relatività era ancora considerata una teoria un po' controversa, non ancora universalmente accettata. Mancavano, secondo i componenti del comitato Nobel, delle conferme sperimentali clamorose, anche se c'erano state, ma evidentemente non erano state metabolizzate, e nel 1921 il premio Nobel gli viene assegnato per l'effetto fotoelettrico, che pure è un articolo fondamentale in cui spiega appunto l'effetto di un oggetto che usiamo tutti i giorni, sono le cellule fotoelettriche che sono negli ascensori, in cui appunto la fisica classica non riusciva a spiegare perché l'energia degli elettroni che vengono espulsi quando si manda un'onda elettromagnetica su un metallo, vengono espulsi con una certa energia che era proporzionale non tanto all'ampiezza dell'onda elettromagnetica, come uno si sarebbe aspettato, ma alla sua frequenza. Ecco, allora questo fatto che non era capito, Einstein lo spiega in termini di fotoni, di questi quanti di luce, pacchetti di energia, che hanno appunto un'energia proporzionale alla frequenza dell'onda, e questo spiega la quantizzazione
della radiazione in fotoni spiega questo effetto ed è per questo che gli viene conferito il premio Nobel per essere riuscito a spiegare questo effetto. E con questo si pongono anche le basi di tutta l'elettrodinamica quantistica, che è la teoria che oggi si usa per studiare le interazioni tra luce e elettroni e materia. Nel 1933, come dicevo, emigra negli Stati Uniti a causa del nazismo. I nazisti gli sequestrano la casa, il conto in banca, mentre lui si trova in visita all'estero, e allora lui si rende conto di non poter ritornare a Berlino e decide di emigrare negli Stati Uniti e accetta un'offerta di Princeton. Anche altre università degli Stati Uniti gli avevano fatto delle offerte, anche Caltech, eccetera, però lui accetta di andare a Princeton, nell'Institute of Advanced Studies, che era stato da poco creato nel New Jersey. Poi ci sono le vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale, una lettera a Roosevelt molto famosa in cui, insieme a Szilard, cerca di convincere il governo degli Stati Uniti che la minaccia di una costruzione di una bomba nucleare da parte dei tedeschi è una minaccia reale e conviene mettere su un programma che poi effettivamente sarà avviato, il programma Manhattan, per arrivare primi in questa corsa agli armamenti nucleari. Di questo si pentirà poi negli anni della, quando sarà un po' più anziano, dirà che insomma avrà un ripensamento su questo. Nel 1955 muore a Princeton. Allora, ora parliamo di gravità e facciamo una mini rassegna, sarà veramente molto mini e molto poco professionale, della gravità nel pensiero, nel pensiero scientifico e filosofico. Poi parleremo di relatività generale, i concetti e le prospettive moderne, e poi accenneremo in modo piuttosto veloce al suo matrimonio, se è un matrimonio e se si ha da fare con la meccanica quantistica. Faremo anche qualche piccolo accenno a esperimenti di pensiero. Esperimenti di pensiero sono uno strumento che moltissimi pensatori e fisici hanno usato, da Aristotele a Galileo a Newton a Einstein stesso. Vi farò vedere un piccolo filmato di un esperimento fatto in un luogo particolare e poi faremo un piccolissimo esperimento reale per verificare uno dei principi più basilari della relatività generale, il principio di equivalenza. Il principio di equivalenza lo possiamo verificare noi stessi con poche cose. Credo basterà un foglio di carta e una cartellina. Aristotele, tanto per iniziare da lontano, scriveva nel suo trattato Metafisica e Fisica De Meteoris, scriveva che la velocità di un corpo che sta cadendo, secondo la sua esperienza quotidiana, doveva essere proporzionale al suo peso. Beh, questa è più o meno la prima intuizione che abbiamo. Più un oggetto è pesante, più ci sembra che cada veloce. Oggi sappiamo che non è così. Oggi sappiamo che intanto nel campo gravitazionale c'è un'accelerazione costante, non una velocità costante. Però non era del tutto sbagliato, perché nell'aria o in un fluido, ebbene, è vero che la velocità terminale di un oggetto, intanto c'è una velocità terminale massima, nell'aria un corpo raggiunge la sua velocità terminale intorno ai 180 km all'ora, se si tratta di un corpo umano, e effettivamente dipende dal peso dell'oggetto. Quindi non era così sbagliato, ma naturalmente non era senz'altro quantitativo e non faceva astrazione della resistenza dell'aria. E questo è nell'antichità Lucrezio, un pensatore profondo, la cui filosofia ci è stata tramandata da questo poema magnifico, il De Rerum Natura, in sei libri.
nel libro secondo fa questa osservazione molto interessante dal punto di vista della storia della scienza, in cui sostiene che nel vuoto, allora già c'è un'astrazione, ci tolgo l'aria, nel vuoto, tutte le cose devono muoversi in uguale modo. Usa proprio la parola ratio, quindi con le stesse proporzioni di movimento, quantunque siano di pesi non uguali. Quindi per lui oggetti di pesi diversi dovevano comunque cadere nello stesso modo. E questo forse è il primo posto nella letteratura della storia dell'umanità in cui c'è questo principio che oggi chiamiamo principio di equivalenza. Allora, veniamo ai tempi più moderni con Galileo e in particolare guardiamo cosa viene detto nel dialogo sui massimi sistemi, opera scritta in volgare da Galileo proprio per raggiungere la platea più vasta possibile. Di solito si scrivevano in latino i trattati scientifici, come oggi si scrivono in inglese. E in questo dialogo dei massimi sistemi emergono dei principi che sono così importanti che ci sono arrivati fino a oggi e li usiamo anche oggi. Non solo, sono così importanti che Einstein li ha fatti propri e li ha usati per la relatività speciale e la relatività generale, come vedremo. Beh, il principio di inerzia, vabbè, è un principio che impariamo a scuola, ma il principio che Einstein fa suo è il principio di relatività, che sta alla base della relatività speciale, in cui si afferma che tutte le leggi della fisica sono le stesse in ogni sistema di riferimento che si muova di moto rettilineo uniforme. Significa che se siete su un treno che si muove di velocità costante, su un binario diritto, ebbene, se le finestre sono chiuse, non vi accorgete che vi state muovendo. Vi accorgerete che vi state muovendo soltanto se il treno è sottoposto ad accelerazioni. Allora possono cadere le valigie e cose del genere. Ma se il treno si muove di velocità costante, non vi accorgete di nulla se non potete guardare fuori. Ora, non c'erano treni all'epoca di Galileo, però c'erano navi, e l'esperimento pensato di Galileo è proprio di una nave, di una nave che scivola in modo uniforme su un mare calmo. Ecco, in questa nave Galileo immagina, nella persona di Salviati, in questo dialogo c'è Salviati, Sagreto e Simplicio, Salviati rappresenta un po' quello che pensa Galileo, e nella persona di Salviati propone al lettore di fare questo esperimento e inizia con questa bella prosa di Galileo: riserratevi con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran naviglio. Qui ho riportato il passo. Questa è un'illustrazione un po' fumettistica, non dovuta a Galileo, di questa nave che scivola sull'acqua e in cui si compiono esperimenti. Ecco, e Galileo sostiene che qualunque esperimento voi facciate nella stiva di questa nave, ebbene, darà gli stessi risultati che avreste a casa vostra, fermi in una stanza, anche se la nave si sta muovendo di moto rettilineo uniforme. Quindi questa è la prima definizione di sistema inerziale, un sistema in cui tutte le leggi della fisica sono le stesse di un sistema in cui state fermi. L'altro principio che verrà fatto proprio da Einstein è il principio di equivalenza, e anche questo si trova nel dialogo dei massimi sistemi. Con l'osservazione, con il metodo sperimentale inventato da Galileo e sostenuto da Galileo, si accorge in modo quantitativo, misurando, che tutti i corpi cadono sulla superficie terrestre con la stessa accelerazione, non con la stessa velocità, con la stessa accelerazione. Se si trascura la velocità dell'aria, si dice, ed è una leggenda, credo, che abbia fatto l'esperimento dalla Torre di Pisa, lasciando cadere due sfere di densità diverse, ma di forma uguale, dalla sommità della torre, e chiedendo ai suoi studenti di osservare il momento dell'arrivo a terra. Ecco.
Questo principio, che tutti gli oggetti cadono con la stessa accelerazione, sarà ripreso da Einstein come principio cardine della relatività generale. E gli permetterà di interpretare la gravità come un effetto geometrico, e vedremo perché. Galileo, appunto, come dicevo, con il metodo sperimentale, con le misure, misure che lui, all'epoca il tempo si misurava col battito cardiaco, lui sviluppa degli strumenti lievemente più sofisticati, orologi sia ad acqua e poi orologi a pendolo, con cui riesce a misurare il tempo in modo un pochino più oggettivo, e grazie a questi strumenti di misura e anche ad accorgimenti tecnici notevoli, come quello di ridurre la forza di gravità usando piani inclinati invece che facendo cadere oggetti verticali, riesce appunto a calcolare qual è l'accelerazione di gravità e a dare risultati quantitativi, per la prima volta nello studio della caduta dei gravi. Fa anche esperimenti mentali Galileo, oltre a fare verifiche sperimentali, fa anche esperimenti mentali, e questo è un esperimento mentale che è presente in una delle sue opere, forse non esattamente in questa forma, ma diciamo il succo è questo. Assumiamo che non sia vero quello che io ho visto, ma assumiamo che i corpi più pesanti cadano più rapidamente. Facciamo questa assunzione e vediamo dove ci porta. Questo è un tipico ragionamento che si fa anche in matematica. Proviamo un'assunzione, vediamo dove ci porta, e se ci porta una contraddizione, beh, questo vuol dire che l'assunzione va abbandonata. Allora, se ho due oggetti, uno leggero e uno pesante, quello blu l'ho fatto più piccolino, vuol dire che è più leggero, e quello verde più pesante, li lego insieme con una cordicella. Allora, siccome l'oggetto leggero cade più lentamente di quello pesante, secondo la mia assunzione, beh, farà da freno alla caduta di quello più pesante, perché lui cade più lentamente, la cordicella si tende e lui fa da freno. Quindi che cosa succede se c'è un freno alla caduta dell'oggetto più pesante? Beh, succede che tutto il sistema cade più lentamente perché viene frenato. Cade più lentamente di come cadrebbe l'oggetto pesante senza freno. Ma se ci pensate, se considerate tutto questo sistema è fatto da queste due palle e quindi è un sistema più pesante della palla verde. E quindi, essendo più pesante della palla verde, tutto il sistema dovrebbe cadere più rapidamente. E allora qui c'è una contraddizione. Da una parte dovrebbe cadere più lentamente perché è frenato, dall'altra parte dovrebbe cadere più rapidamente perché è un oggetto più massivo del singolo oggetto verde, e quindi, arrivando a questa contraddizione, si deve per forza concludere, e questo è un ragionamento, diciamo, logico, molto stringente, che l'assunzione che oggetti più pesanti cadano più rapidamente è falsa. Era un'assunzione sbagliata, perché ci ha portato a una contraddizione. È un tipico ragionamento che si fa anche in matematica, ragionamenti per assurdo. Cambiando completamente scenario, andiamo sulla Luna, nella nona missione del programma Apollo, ed è la quarta missione con uomini sulla Luna, ed è una delle missioni più spettacolari dal punto di vista scientifico. Stanno 3 giorni sulla Luna, e di questi 3 giorni non stanno chiusi in casa. Per 18 ore stanno fuori a passeggiare anche con il rover per la prima volta, hanno questa macchina con cui spostarsi sulla Luna. E ora vi voglio far vedere un esperimento che sulla Luna fa il comandante di questa missione, il comandante David Scott. E qui appunto avrò bisogno poi che si senta anche l'audio. Qui vi faccio vedere il rover che usavano per spostarsi sulla Luna. Sono 3 anni dopo il primo allunaggio. E questo è un filmato non di qualità buonissima, purtroppo, perché all'epoca non avevano la definizione di oggi, però in questo filmato
il cui titolo è The Feather and the Hammer, cioè la piuma e il martello, vedete il comandante Scott che ha in mano, anche se non si vede molto bene ora in questo fotogramma, ha in mano una piuma e un martello. Ed è sulla Luna non c'è aria, e quindi dice, ora vediamo se Galileo ha ragione. Qui non c'è la resistenza dell'aria, e quindi il piume e il martello dovrebbero arrivare a terra nello stesso momento, se li lascio contemporaneamente. E questo è il filmato. Ecco, questo è questo esperimento divertente fatto sulla Luna dal comandante Scott. Sto insistendo un po' su questo principio di equivalenza perché è proprio alla base della relatività generale e noi stiamo festeggiando i 100 anni della relatività generale. Mi preme, in questa rassegna, mi preme dare spazio soprattutto ai concetti più che al contorno storico e quindi sto insistendo molto su questi concetti. E proprio per insistere su questo concetto, anche così, con un po' di divertimento, ora volevo farvi un piccolo esperimento terrestre sul principio di equivalenza. Credo che questo vada bene. Se non andasse bene, prenderò qualche altro libro di Piero. E l'esperimento è molto semplice. Qui c'è un foglio, e qui c'è una cartellina con un block notes, quindi chiaramente questa è più pesante di questo. Ed è chiaro che se le lascio cadere arriva prima la cartellina a terra, e questo ce lo potevamo aspettare. Però perché? Perché l'aria frena questa, la frena molto di più di questo. Ma cosa succede se metto il foglio sopra la cartellina? A questo punto il freno dell'aria è lo stesso per entrambi. E allora vedete che cadono esattamente, arrivano nello stesso momento a terra. Questa è una piccola verifica ingenua, ma visto che è così importante, ci tengo anche a far capire che di queste cose ne abbiamo proprio esperienza manuale. Non è una cosa che si capisce male, profonda, una cosa che studiano solo i fisici, è una cosa che è vita quotidiana. Newton faceva molti esperimenti mentali. Il suo esperimento mentale forse più famoso è quello con cui è arrivato alla conclusione che l'attrazione gravitazionale tra due masse è quella responsabile della caduta di una mela sulla Terra. Il suo esperimento mentale è quello di sparare una palla di cannone via via più lontano, finché si accorge che a un certo punto la palla di cannone andrà così veloce che non cadrà più sulla Terra, ma seguirà la curvatura della Terra e quindi significa che entra in orbita. Ecco allora che la caduta dei gravi non è altro che lo stesso fenomeno dell'orbita, per esempio, della Luna intorno alla Terra. Questo esperimento mentale, naturalmente, non era un esperimento che poteva fare, non esisteva cannone così potente da mettere in orbita una palla di cannone, però l'esperimento mentale lo porta a questa unificazione molto, molto profonda tra orbita e movimento dei pianeti e la caduta dei gravi sulla Terra. E arriva a formulare appunto la sua legge di attrazione universale proporzionale al prodotto delle masse, inversamente proporzionale al quadrato della distanza. E la costante di proporzionalità è quella che viene chiamata costante di Newton. Questa è la forza che agisce tra due masse.
Questa poi fu misurata, questa costante, in modo molto preciso da Cavendish nel 1798, usando una bilancia di torsione con due masse nel suo laboratorio. Lo spazio e il tempo di Newton sono concetti assoluti. Il tempo scorre, fluisce in modo completamente autonomo da qualunque cosa sia presente nello scenario del vostro laboratorio o dell'universo. Lo spazio e il tempo sono concetti assoluti che, per loro natura, scrive Newton, senza relazione ad alcunché di esterno. E allora questo implica che se misurate lunghezze di oggetti o tempi tra eventi, ebbene queste misure non dipenderanno dal moto dell'oggetto rispetto a voi o di voi rispetto all'oggetto, cioè del moto relativo tra osservatore e oggetto. E le proprietà dello spazio e del tempo non dipendono dalla presenza di materia. Insomma, queste sono assunzioni quasi subconsce che trovate nell'opera di Newton. Notate che però 220 anni dopo la relatività speciale contesterà la prima affermazione e la relatività generale invece contesterà la validità della seconda affermazione. Quindi sono due cose che verranno contestate e superate dalle due relatività, relatività speciale e relatività generale. Newton argomentava su un sistema inerziale assoluto che non avesse nulla a che spartire con la distribuzione di materia nell'universo con il suo famoso esperimento del secchio rotante. Lui diceva: guardate, è molto semplice vedere se siamo in un riferimento accelerato o un riferimento inerziale dove non vedo effetti di accelerazione. Basta che prendiate un secchio e se la superficie dell'acqua in questo secchio è piana, vuol dire che voi siete in un riferimento inerziale, siete fermi rispetto a cosa? Fermi rispetto alle stelle fisse, insomma, un riferimento assoluto che lui vedeva coincidere con le stelle fisse. Se mettete in rotazione il secchio, per esempio se vi mettete su una giostra con questo secchio, allora vedrete che la superficie dell'acqua diventerà concava perché c'è una forza centrifuga quando siete su una giostra, la forza centrifuga tende a spingere l'acqua verso le pareti del recipiente. Ecco, allora vedete, c'è un modo per distinguere una situazione di sistema inerziale, dove vale il principio di inerzia, da un'altra situazione in cui ci sono queste forze centrifughe. Allora mi dicono che non sono in un sistema di riferimento inerziale. Ebbene, questa cosa verrà criticata da Mach. Mach dice, no, potrei considerare anche la mia giostra come un sistema inerziale, dove però agiscono da fuori delle forze dovute al fatto che rispetto alla giostra tutte le masse dell'universo stanno girando. Se io sono fermo sulla giostra che sta girando, vedo tutto il resto dell'universo che mi gira intorno e Mach suppone, e se questo girare intorno delle masse provocasse una forza, allora potrei benissimo dire no, sono io che sto fermo, l'universo mi gira intorno e girando le masse provocano una forza di tipo gravitazionale. Ed è questa cosa qui che verrà ripresa da Einstein. Piace molto a Einstein il fatto che le masse accelerate creano delle forze. Ed effettivamente Einstein scrive a Mach proprio discutendo questo principio che è stato enunciato da Mach e che si chiama principio di Mach. E questa idea è molto presente nella relatività generale, quindi è una cosa che volevo mettere in luce e questo documento prova appunto l'influenza che Mach ha avuto su Einstein. Arriviamo ad Einstein allora, con la relatività speciale e la relatività generale, che sono le due teorie di cui ora parliamo, molto brevemente. Abbiamo visto che la relatività speciale è basata sul principio di relatività di Galileo, che dice che tutte le leggi della fisica sono le stesse in sistemi che si muovono di moto rettilineo uniforme rispetto a un sistema inerziale. E va bene. E poi si basa su un'altra assunzione, e questa assunzione, purtroppo qui non c'è nessun esperimento che possiamo fare con le mani per convincercene, però è una cosa ben verificata in laboratorio, che la velocità della luce, circa 300.000 km al secondo,
Ebbene, non dipende dal moto della sorgente. Non dipende, potete avere un treno che si sposta, qualcuno sul treno che manda un raggio di luce, questo raggio di luce rispetto a voi si sposta sempre a 300.000 km al secondo, indipendentemente dalla velocità del treno. Okay? Questo è un fatto che ebbe una, appunto, basato su un esperimento famoso di Michelson e Morley, però è un fatto ben dimostrato. Ma questo fatto ben dimostrato, unitamente col principio di relatività, porta a una rivoluzione nel concetto di spazio e di tempo e della misura di queste due quantità, spazio e tempo, e farà capire che queste due quantità non possono stare separate, devono unirsi in, un'unica entità chiamata spazio-tempo. Ed è lo spazio-tempo che sarà l'arena, da quel momento in poi, di tutti i fenomeni fisici. Arena non inerte, ma con la relatività generale, arena che parteciperà dei fenomeni fisici, in cui la massa sarà capace di influenzare la struttura di questo spazio-tempo. Qui volevo solo farvi apprezzare il fatto che questi due principi portano a delle modifiche che ci sembrano sorprendenti nella nostra concezione del fluire del tempo. La prima modifica è questa, ed è anche qui un piccolissimo esperimento mentale. Supponete di avere un raggio di luce che va su e giù tra due specchi e voi osservate questo raggio di luce e ogni volta che il raggio di luce arriva su questo specchio fa tic. Allora questo avrete tic, 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 tic. È chiaro che questi tic saranno molto ravvicinati tra di loro se questa distanza è di un metro. Avreste 10 alla ottava tic in un secondo, però, insomma, come esperimento mentale, qui avete un tic ogni volta che il raggio di luce colpisce sopra. Ora, supponete che questo orologio si stia spostando rispetto a voi. Se si sposta rispetto a voi, voi avete questa situazione qui a destra, si sposta con una certa velocità, e voi vedete il raggio di luce che non fa più questo percorso verticale, ma fa un percorso a zigzag, perché l'orologio si sta spostando. Ma in questo percorso a zigzag, ognuno di questi lati del percorso è più lungo di questo lato qua, perché è l'ipotenusa di un triangolo, qui avete un cateto, qui avete l'ipotenusa, è più lunga, c'è poco da fare. Ma la velocità di questo raggio è sempre la stessa, quindi vuol dire che ci mette più tempo ad arrivare da qui a qui di quanto ci metteva ad arrivare da qui a qui. E questo semplice ragionamento vi fa capire che quando l'orologio si sta muovendo, questi tic, tic, tic rallentano. Rallentano perché questo percorso è più lungo, ci mette di più a farlo, e quindi il tic, tic che avevate prima diventa tic, tic, rallenta. Questo significa che un orologio in movimento rispetto a voi rallenta il suo ticchettio. Questo è una cosa che senz'altro non era contenuta nella teoria di Newton. Per Newton il tempo scorreva in modo uniforme, qualunque fosse il moto dell'orologio. Ed è una cosa che permette, in linea teorica, dei viaggi nel tempo, dei viaggi nel futuro, perché se io mi vado su un'astronave, mi sposto a velocità molto elevate, questa V deve essere molto elevata perché questo fenomeno sia apprezzabile, e poi ritorno sulla Terra, il mio orologio ha fatto molti meno tic dell'orologio del mio gemello che è rimasto sulla Terra, e quindi tornerò sulla Terra e troverò il mio gemello molto più invecchiato rispetto a me. E quindi questo mi permette di viaggiare nel futuro della Terra. Nel futuro della Terra. E questo è quanto dicevo, qui se volete proprio un esempio, se andate sulla stella Betelgeuse, che si trova a 500 anni luce, andando a una velocità molto vicina a quella della luce, quando tornate sulla Terra, per voi sono passati 10 anni, ma sulla Terra ne sono passati 1000, per cui tornate nel 3015. Ci sono varie verifiche sperimentali di questo fatto, fatte su orologi atomici in orbita, su decadimenti di particelle negli acceleratori e prodotte dai raggi cosmici, ma soprattutto nel GPS. Le correzioni di relatività speciale, in questo caso, nel GPS, sono importanti per correggere appunto
i tempi che i satelliti del GPS impiegano per trasmettere il segnale al vostro telefonino che è il ricevitore GPS. Se non ci fossero queste correzioni, non avreste la vostra posizione corretta sulla Terra, ma ci sarebbero errori di vari decine di metri. Poi vedremo che ci sono, oltre alle correzioni di relatività speciale, anche le correzioni di relatività generale. Quindi il GPS, di fatto, è una verifica di entrambe queste teorie, relatività speciale e relatività generale. Il record mondiale di viaggio nel tempo è detenuto da un astronauta, beh, naturalmente, per forza, il quale è rimasto sulla stazione spaziale russa, la Mir, per circa 800 giorni, anche un po' di più di 800 giorni, questo 748 è per difetto, ed è tornato sulla Terra più giovane di 0,002 secondo rispetto a chi, come noi, è rimasto sulla Terra. Ed è il record, perché è la persona che è rimasta più a lungo sulla stazione spaziale russa, che orbitava a una velocità molto inferiore a quella della luce, però ragguardevole rispetto alle velocità usuali, 30.000 km all'ora circa, quindi 30 volte la velocità del suono, però molto inferiore ancora alla velocità della luce. Beh, allora la conclusione che dobbiamo trarre, anche senza fare i calcoli e la matematica, che è molto elementare ma che non c'è bisogno di fare, è che le misure di tempo e anche le misure di spazio, perché così come c'è una dilatazione dei tempi di un orologio che si sposta rispetto a noi, c'è anche una contrazione delle lunghezze degli oggetti che si spostano rispetto a noi, le misure di lunghezza e di tempo dobbiamo concludere che dipendono dallo stato di moto relativo tra l'osservatore e l'oggetto. Questa è il risultato più fondamentale della relatività speciale. Spazio e tempo non sono più assoluti, il tempo, e questo ce lo dice proprio la matematica della relatività speciale, non va più considerato come una dimensione a sé, ma va considerato proprio una quarta dimensione delle tre dimensioni che si aggiunge alle tre dimensioni spaziali e che forma il cosiddetto spazio-tempo. Ciascuno di noi nello spazio-tempo è rappresentato da una di queste linee che evolvono. Questo è lo spazio, questo piano è lo spazio e il tempo fluisce verticalmente e noi siamo rappresentati da linee in questo spazio-tempo. Beh, noi, diciamo, la posizione di un oggetto, vedete, si sposta e va avanti nel tempo. Parliamo della relatività generale. E la relatività generale è una nuova teoria della gravità ed è basata sul principio che abbiamo verificato sopra questo palcoscenico. Nello stesso campo gravitazionale tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione. Einstein dichiara di avere il pensiero più felice della sua vita quando realizza che per un osservatore in caduta libera scompare la forza di gravità. Pensate a quello che succederebbe se siete in un ascensore e Dio non voglia, il cavo dell'ascensore si spezza all'improvviso e cominciate a cadere. Siccome tutti gli oggetti intorno a voi cadono con la stessa accelerazione, ebbene, per voi scompare la forza di gravità, un oggetto fluttuerà esattamente alla vostra altezza e rimarrà alla stessa distanza, proprio perché cade con la stessa accelerazione. La forza di gravità scompare. E questo ha delle conseguenze logiche fondamentali. Questo è Stephen Hawking che sperimenta appunto l'assenza di gravità in un aeroplano in caduta libera. E questo è quello che vi dicevo. Vedete che in assenza di gravità, se siete nello spazio interstellare, non avete effetti gravitazionali perché siete lontani da qualunque galassia. Se siete in un ascensore nello spazio interstellare, ebbene, siete in assenza di gravità, per definizione. Tutti gli oggetti fluttuano vicino a voi senza spostarsi rispetto a voi. Se lo stesso ascensore lo considerate in caduta libera sulla Terra e voi siete chiusi in questo ascensore, sperimentate esattamente la stessa situazione. Quindi le due situazioni, ascensore nello spazio interstellare o ascensore in caduta libera, sono perfettamente equivalenti, non siete in grado di distinguerle se non avete finestre da cui guardare.
Analogamente, se siete sulla Terra chiusi in un ascensore fermo e lasciate cadere una palla, ebbene vedrete che cade con una certa accelerazione G. Ma la stessa cosa avreste nello spazio interstellare se il vostro ascensore venisse tirato su con una certa accelerazione G. Se tirate su questo ascensore, allora geometricamente tutti gli oggetti cadono verso il pavimento dell'ascensore con la stessa accelerazione, perché io sto tirando su l'ascensore in uno spazio tra le stelle. E allora vedete che la gravità, che qui interpretate come gravità perché siete sulla Terra, qui nello spazio interstellare, dove vedete la stessa cosa, però la interpretate come un fatto geometrico, il fatto che il sistema di riferimento ascensore viene accelerato. Ed ecco che allora c'è questa equivalenza tra gravità e geometria. E questa equivalenza viene sfruttata da Einstein per costruire appunto una teoria geometrica della gravità. E la teoria geometrica della gravità dice questo, dice che lo spazio-tempo che ho qui disegnato, in realtà qui c'è solo lo spazio, non c'è il tempo, lo potete vedere come qualcosa non più di fisso, immutabile, ma qualcosa che si piega, si curva e questa parte qui delle equazioni descrive la massa e questa parte qui delle equazioni descrive la curvatura dello spazio-tempo. R sta per curvatura e T sta per descrive la materia che c'è nell'universo. E le equazioni di Einstein dicono proprio questo, dicono come la materia curva lo spazio-tempo. E allora la materia dice allo spazio come curvarsi in virtù di questa equazione, ma la curvatura dello spazio, a sua volta, dice alla materia come muoversi. Perché se qui mettete un'altra pallina, allora questa pallina tenderà a cadere in questo avvallamento. E non cade perché c'è una forza tra la Terra e la pallina, che potrebbe essere la Luna. No, cade perché lo spazio-tempo è deformato e una cade nell'avvallamento prodotto dall'altra. Quindi la forza di gravità non viene più interpretata come una forza misteriosa tra due masse, tra due oggetti massicci, ma viene interpretata come un fatto geometrico, un fatto di deformazione dello spazio-tempo in cui viviamo. E allora questo assunto e queste equazioni hanno naturalmente tutta una serie di conseguenze e di conferme. E ora andrò un po' più veloce perché credo che siamo giunti un po' in fondo. Abbiamo 10 minuti. Abbiamo. 10 minuti. Una postdizione più che una predizione è la spiegazione della precessione anomala del perielio di Mercurio, che vedremo nella prossima trasparenza. C'era un'anomalia nella precessione del perielio, le orbite dei pianeti, se ci fosse soltanto il Sole un pianeta, l'orbita sarebbe un'ellisse e rimarrebbe quell'ellisse per sempre. Ma siccome ci sono anche altri pianeti nel Sistema Solare, queste orbite, queste ellissi, non rimangono stabili, ma l'afelio o il perielio, il punto più vicino al Sole, il punto più lontano dal Sole, in realtà si spostano piano piano e c'è uno spostamento angolare osservato di circa 1,5 gradi all'anno di queste ellissi. Ecco, questo era quanto veniva calcolato con la teoria di Newton. Però lo spostamento osservato evidenziava una discrepanza di 43 secondi d'arco all'anno, che non veniva spiegato dalla teoria di Newton. Ecco, Einstein fa vedere come la sua teoria, la relatività generale, spiega questi 43 secondi che mancavano per accordarsi con l'esperimento. E questo è quanto vi dicevo, questa orbita si sposta piano piano e questo scarto di 43 secondi viene spiegato proprio dalla relatività generale. Però questo era un effetto osservato che viene spiegato dalla teoria, quindi una postdizione, non una predizione che la teoria fa di fenomeni nuovi. Se vogliamo invece predizioni di fenomeni nuovi, ebbene, qui ne abbiamo tante. E di questi fenomeni nuovi ci soffermeremo su alcuni di questi.
Prima di tutto la deflessione della luce. La deflessione della luce viene predetta da Einstein e viene osservata per la prima volta nel 1919 e questo oggi ha conferme precisissime, con precisione di una parte su 100.000 nelle deflessioni angolari ed è confermata anche dall'esistenza ormai di moltissime lenti gravitazionali di cui abbiamo visto un esempio all'inizio. Altra predizione è che il tempo scorre più lentamente laddove il campo gravitazionale è più intenso. Se andate vicino a un buco nero, dove il campo gravitazionale è molto intenso, lì il tempo scorre molto più lentamente che per la persona che sta fuori. Addirittura sull'orizzonte del buco nero il tempo si ferma, per quanto riguarda noi, che vediamo la persona che si sta avvicinando al buco nero. Dopodiché, onde gravitazionali sono appunto le cose che oggi su cui si sta lavorando moltissimo per riuscire ad osservarle, saranno osservate entro breve. Purtroppo forse da LIGO invece che da Virgo. E buchi neri, che sono soluzioni delle equazioni di Einstein, altra previsione che oggi si è di nuovo in grado di osservare. Sono stati ipotizzati per tanti anni, ma oggi si pensa di avere già osservato buchi neri al centro della nostra galassia. E poi l'espansione dell'universo, un'altra predizione, che è osservata effettivamente da Hubble nel 1929. Tutte queste cose, ora possiamo rapidamente scorrere qualche trasparenza a riguardo. La deflessione della luce la capite bene, che se lo spazio è incurvato, la luce di per sé andrebbe dritta, ma segue, diciamo, le linee dritte in una superficie curva e sono alla fine delle linee curve, esattamente come le linee dritte su una sfera sono gli archi di cerchio massimo che sono curvi, e quindi avete una deflessione per cui le stelle dietro al Sole, durante un'eclisse che vi toglie la luce del Sole, ebbene, sembrano spostate rispetto alla loro posizione. Vi accorgete che la luce curva anche con l'esempio dell'ascensore. Se avete un amico che sta fuori dall'ascensore e manda un raggio di luce, se questo ascensore è accelerato, ebbene a voi la luce sembrerà curvarsi. Quindi in un campo gravitazionale la luce si curva. E avete esempi di lenti gravitazionali straordinarie, come questa faccina che sembra quella di un gatto, chiamata Smiley. È una galassia osservata dal telescopio Hubble in orbita. Le lenti gravitazionali funzionano anche da strumento di indagine, perché riescono a farci arrivare la luce di galassie che altrimenti non vedremmo mai, e addirittura così lontane che sono proprio quasi alla distanza corrispondente al raggio dell'universo. Universo che è, da quanto ne sappiamo oggi, circa 13,7 miliardi di anni luce. Ebbene, le galassie che si riescono ad osservare grazie a questo sistema di ammasso, ogni punto che vedete qui è una galassia, non è una stella, è un ammasso di galassie. Questo ammasso di galassie è così massiccio che piega la luce che arriva da dietro, e da dietro arriva la luce molto debole di galassie lontane 13 miliardi di anni luce. E quindi si può fare un'astronomia basata sulle lenti gravitazionali predette dalla teoria di Einstein. Lo scorrere del tempo, ne abbiamo già parlato, è influenzato anche dal campo gravitazionale, oltre che dalla velocità relativa. Potete calcolare gli effetti: 7 microsecondi al giorno dovuti alla relatività ristretta, 40 microsecondi al giorno dovuti alla relatività generale, il totale è 38 microsecondi, perché un effetto è contrario all'altro, quindi li dovete sottrarre, 38 microsecondi al giorno, e questa è la correzione che dovete dare al vostro GPS perché vi dia la posizione corretta, se no sbagliate di un centinaio di metri almeno, se non di più. E quindi il vostro GPS sta controllando la validità della relatività speciale e della relatività generale. Onde gravitazionali verranno rilevate da oggetti molto massicci, come stelle di neutroni e pulsar, che ruotano uno intorno all'altro e che emettono onde gravitazionali in questo modo. Qui
Già un sistema binario come quello di Halsted-Taylor, che è stato osservato nel 1974 e che è valso il Nobel agli scienziati che l'hanno osservato, Halsted-Taylor appunto, è una verifica indiretta delle onde gravitazionali, in quanto il sistema, emettendo onde, perde energia e quindi l'orbita si modifica, le due stelle, la stella di neutroni e la pulsar, si avvicinano progressivamente una all'altra. E il modo con cui si avvicinano coincide esattamente con quanto prevede la teoria di Einstein. Quindi è una verifica indiretta della radiazione gravitazionale, ma non è ancora stata rivelata, come verrà rivelata invece da LIGO e da Virgo, rispettivamente in Italia, a Cascina, vicino a Pisa, laboratori dell'INFN in collaborazione con la Francia, e LIGO invece negli Stati Uniti, in Louisiana e anche nello stato di Washington c'è un altro interferometro come questo. Sono due bracci e viene misurata la distanza tra qui e qui, tra qui e qui, con precisione quasi del nanometro. Quando arriva l'onda gravitazionale, questa modifica molto lievemente la distanza di queste braccia e un raggio laser con interferometria è in grado di rivelare di quanto si modifica. Questa è una simulazione di onde gravitazionali emesse appunto da un sistema di stelle che coalescono in una stessa struttura. Altre previsioni che sono date dalle soluzioni delle equazioni di Einstein, bene, si possono applicare all'universo intero. L'universo intero può essere descritto da una geometria e questo ha dato luogo al modello cosmologico che usiamo ancora oggi, che è il modello del Big Bang, basato su una particolare soluzione delle equazioni di Einstein. Dà luogo anche alla soluzione del buco nero, di cui abbiamo parlato, che è stata trovata per la prima volta da Schwarzschild. E questo è il modo di vedere un buco nero, è semplicemente una curvatura così grande che, vedete, si precipita in questo imbuto e quando si precipita oltre una certa superficie chiamata orizzonte degli eventi, non si è più in grado di tornare indietro. Il buco nero è quindi un oggetto da cui non esce più nulla, da cui perlomeno classicamente, secondo la relatività generale classica, non esce più nulla. Poi, invece, Hawking si è accorto che se mettete la meccanica quantistica in gioco, allora no, la creazione di particella e antiparticella vicino all'orizzonte degli eventi fa sì che una di queste possa precipitare nel buco nero, l'altra uscirne, e allora si vede che il buco nero, invece, è un oggetto che irradia, che ha una certa temperatura, è un oggetto caldo. E quindi, irradiando, evapora e alla fine ogni buco nero muore, a meno che non continuate a rifornirli materia. E questo, di fatto, è quello che succede, perché accanto ai buchi neri ci possono essere altre stelle che vengono risucchiate e danno materia al buco nero. Questo è il modello dell'universo in espansione, su cui ora non voglio soffermarmi. In questa espansione, a un certo punto della vita dell'universo, dopo 400.000 anni, l'universo diventa trasparente alla radiazione e questa radiazione la possiamo osservare nella radiazione di fondo cosmico che nel 2013 da Planck è condensata in questa fotografia che ci dice quali sono le variazioni nella temperatura che vedete nel cielo. Ed è questa la radiazione fossile, ormai di lunghezza d'onda molto allungata, dovuta appunto all'effetto Doppler dell'espansione dell'universo. Sono i fotoni, i primi fotoni che sono riusciti a uscire da questo universo giovane di 400.000 anni. Allora, ora vorrei... qui c'è semplicemente un piccolo paradosso che viene risolto da questo modello cosmologico, il paradosso di Olbers, secondo cui se l'universo fosse infinito e esistesse da sempre, allora il cielo non dovrebbe essere nero, ma dovrebbe essere pieno di stelle. Il fatto che non sia pieno di stelle fa capire che queste ipotesi non valgano, e effettivamente queste ipotesi nel modello del Big Bang non valgono. L'universo non è infinito e non esiste da sempre.
La relatività di Einstein permette una cosa divertente, che sono i viaggi nel tempo. Ci sono delle soluzioni, tra l'altro trovate da Gödel, che era amico di Einstein e che già si era occupato di paradossi nella logica. Gli era stato poi consigliato di non occuparsene più perché aveva avuto poi dei problemi anche psicologici su queste cose. Però una volta conosciuto Einstein a Princeton, viene meno a questo consiglio del medico e si occupa proprio di paradossi nella relatività di Einstein e gli presenta queste soluzioni che sembrano permettere viaggi nel tempo. Ma un po' ricordano questa scala infinita di Escher. Naturalmente i viaggi nel tempo portano ai soliti paradossi temporali dei romanzi di fantascienza. E vorrei finalmente menzionare il fatto che, appunto, di misteri ce ne sono ancora tanti, e i misteri nel cielo prendono per ora due nomi, materia oscura e energia oscura. Materia oscura perché ci si è accorti che ci sono fenomeni osservazioni delle velocità orbitali delle stelle nelle regioni periferiche delle galassie che non vengono spiegati dalla materia che si vede, dalla materia visibile, e quindi si è portati a postulare l'esistenza di una materia invisibile che viene chiamata materia oscura. E pare che di questa materia oscura, per essere in accordo con le osservazioni, ce ne voglia molta, e ora vi dirò quanta. E anche per le lenti gravitazionali la massa visibile risulterebbe insufficiente per spiegare la curvatura della luce, e allora una delle spiegazioni è che ci sia della materia oscura. Un'altra spiegazione è che la teoria di gravità vada modificata, però la spiegazione che oggi viene accettata di più è che esista questa materia oscura. Dopodiché c'è anche l'energia oscura dovuta al fatto che si è osservato in modo sorprendente che l'espansione dell'universo, invece di rallentare come uno si aspetterebbe per forza di gravità che tende a rallentare l'espansione delle galassie, invece stia addirittura accelerando. Allora, perché possa accelerare, la relatività generale può spiegarlo, ma solo se ci si aggiunge un termine chiamato costante cosmologica. Ma questo fa sì che l'universo è composto da cose che per lo più ignoriamo, perché si calcola che l'energia oscura è circa il 70% della composizione dell'universo, la materia oscura è circa un 25%, rimane un 5% di cose che conosciamo, che sono gli atomi, le stelle, gli elementi pesanti, l'elio, l'idrogeno. La nostra conoscenza è confinata a un 5% di tutto l'universo. La meccanica quantistica c'entra, vi voglio soltanto dire il perché, ora non sto a ripercorrere il matrimonio tra meccanica quantistica e relatività generale. C'entra perché quando siete agli albori del Big Bang l'universo ha dimensioni molto piccole, e allora quando si va nel molto piccolo si entra nel regno della meccanica quantistica. Per descrivere quello che succede nei primi millesimi di secondo dell'universo è necessaria la meccanica quantistica. Voi sapete che a scale molecolari e atomiche non valgono più le leggi della fisica ordinaria, ma entrano in gioco i fenomeni quantistici. Per cui, per descrivere la nascita dell'universo, è necessaria una teoria di gravità quantistica. E questo vi fa capire il perché la gravità quantistica viene molto studiata oggi, anche perché ci sono situazioni, come i buchi neri, in cui i campi gravitazionali sono così intensi che competono con le altre interazioni fondamentali, e anche lì avete bisogno di una teoria quantistica della gravità. Teorie quantistiche della gravità sono proposte. Oggi la teoria che ha, diciamo, maggiore diffusione tra i fisici teorici è la teoria delle stringhe, dove le particelle elementari sono rimpiazzate non più da oggetti puntuali, come sono elettroni, quarks, neutrini, ma da degli oggetti che hanno una dimensione unidimensionali, che sono delle cordicelle, e questo fa sì che vengono risolti alcuni problemi
che rendevano difficile questo matrimonio tra gravità e meccanica quantistica. Risolvono problemi perché le regioni di interazione non sono più dei punti, ma sono diffuse in questa sorta di pantaloni. Essendo estese queste regioni di integrazione, questo fa sì che dal punto di vista matematico si possono fare conti sensati. E le stringhe, per esempio, qui sono stringhe chiuse, possono vibrare, hanno una certa tensione, vibrano come le corde di un violino, ogni vibrazione di una stringa corrisponde a una particella elementare, come le note della serie armonica. Vedete, esattamente come le note della serie armonica vi danno altezze diverse, così le note delle vibrazioni delle stringhe vi danno particelle elementari diverse. Quindi questo unifica la gravità con le altre interazioni. Benissimo, poi ci sarebbe da confrontare la teoria delle stringhe con la fenomenologia che conosciamo, questo non lo farò. Tra le varie predizioni della teoria delle stringhe ce ne sono alcune affascinanti, come quella di dimensioni extra, dimensioni nascoste dello spazio-tempo, simmetrie nuove della natura come la supersimmetria e così via. Vorrei concludere con un ricordo di un protagonista nello sviluppo della relatività generale, che è stato Tullio Regge, stato nostro maestro all'Università di Torino per tanti anni e poi al Politecnico di Torino, e vorrei ricordare tre dei suoi contributi principali che ha dato alla teoria della relatività. Una discretizzazione dello spazio-tempo, in cui questo spazio-tempo che avete visto, lo avete già visto in realtà come una specie di reticolo. Ecco, questo reticolo Regge lo ha fatto proprio e lo ha descritto in modo tale, fatto da triangoli invece che da quadratini, ma in modo tale che potesse essere usato in un calcolatore per risolvere le equazioni di Einstein che abbiamo visto sopra. E dopodiché ha studiato anche particolari tipi di generalizzazione della relatività che si chiamano supergravità, che sono teorie molto studiate dal gruppo di fisici teorici dell'Università di Torino. La scuola di Regge ha fatto scuola, ora siamo molti, molti degli allievi di Regge lavorano ancora all'Università di Torino e alcuni sono in giro per il mondo. Un numeroso e agguerrito numero di fisici teorici lavora ancora qui a Torino, qui accanto, al Dipartimento di Fisica, all'INFN, all'Università del Piemonte Orientale e al Politecnico di Torino. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, professor Castellani. Grazie anche per questa conclusione che avrà forse ricordato ai più abituali frequentatori di Giovedì Scienza che Tullio Regge è stato un grande divulgatore. Tra le tante cose che ha fatto nella divulgazione c'è anche l'origine di Giovedì Scienza, cioè Giovedì Scienza nasce da un comitato scientifico che aveva il suo motore principale proprio in Tullio Regge. È stata una cavalcata da concetti apparentemente antichi e semplici fino alla frontiera. Leonardo Castellani si occupa proprio di questa frontiera, cioè sta lavorando a sviluppare queste idee che mettono insieme gravità e meccanica quantistica, sta lavorando a teorie che hanno come punto di partenza queste stringhe e a teorie che quindi unificano non soltanto tutte le particelle, ma appunto le due fisiche contrapposte della relatività e della meccanica quantistica in una teoria generale che viene chiamata teoria del tutto o qualcosa di simile, insomma. Naturalmente sono lavori che richiederanno ancora molto tempo, ma che Einstein aveva incominciato, non c'erano gli strumenti a quel tempo per poter andare avanti. Tullio Regge ha sviluppato alcuni aspetti di queste teorie, la supergravità è stata appena citata, e adesso ci sono altre persone, tra queste Castellani, che stanno portando avanti ulteriormente questa frontiera.
Possiamo raccogliere adesso qualche domanda, io ne farei subito una cosa che mi ha un po' allarmato. Ho sentito dire che le onde gravitazionali verranno rivelate abbastanza presto, io invece pensavo ci volessero ancora molti anni. E la seconda cosa che mi ha colpito è, ma forse ci arriveranno prima le antenne americane, LIGO, le due antenne LIGO, e batteranno quindi sul tempo l'antenna europea, italo-francese, Virgo, che è quella vicino a Cascina, vicino a Pisa. Perché questa previsione? A, che le riveleremo abbastanza presto, B, che non saremo noi in Europa a farlo. Sono discorsi di corridoio che ho sentito, voci, che in realtà siamo molto vicini alla sensibilità necessaria per rivelare le onde gravitazionali prodotte da coalescenza di sistemi binari. Siccome di questi eventi di coalescenza di sistemi binari nel nostro universo, che siano rivelabili con quella sensibilità, ce ne saranno tra i 5 e i 10 all'anno, allora vuol dire che una volta raggiunta questa sensibilità, e si tratta di mesi, non di anni, saranno già avvertibili queste piccole ondulazioni dello spazio-tempo prodotte da questi eventi di coalescenza. E quindi la sensazione appunto che ho io, che non lavoro nel campo, però è che stiano per arrivarci. Beh, vedremo. In ogni caso l'antenna europea non sarà inutile, perché bisognerà trovare delle coincidenze temporali nel passaggio di queste onde, quindi se gli americani le vedranno dovremmo vederle anche noi, ed è il nostro vederle che convalida il vederle americano. Quindi... Proprio così, ed è probabile che in realtà chi le vede per primo non lo dice, cioè aspetta che lo vedano anche gli altri, e poi quando tutti i controlli sono stati fatti viene annunciato il risultato. Anche perché queste antenne che hanno lunghezze di alcuni chilometri, 3 chilometri nel caso nostro, credo anche americano, siano all'incirca delle stesse dimensioni, devono misurare delle differenze di lunghezza su questi 3 chilometri dell'ordine del diametro di un protone e anche meno, quindi meno. 10 alla meno 15, meno di 10 alla meno 15 metri, che è dire un milionesimo di miliardesimo di metro. Quindi sono cose talmente delicate che non si può essere certi subito di averle viste, bisognerà vederle molte volte e poi fare una statistica di quello che si è visto. Sentiamo se c'è qualche domanda. Mi ha colpito la sua affermazione che aumentando la velocità verso la luce il tempo rallenta. Il tempo biologico rallenta, cioè nel senso faccio le stesse cose durante la mia vita, ne faccio di più? No, faccio esattamente le stesse cose, non si ha nessuna sensazione soggettiva del rallentamento del nostro tempo rispetto al tempo che scorre sulla Terra, nessuna sensazione, per noi passano 10 anni come passerebbero normalmente, ma quando torniamo sulla Terra, tra parentesi non sono io che lo dico, è la relatività speciale, quando torniamo sulla Terra, ebbene, non troviamo più i nostri parenti, troviamo i nostri bisnipoti. Ecco. Sentiamo la prossima domanda. Buonasera. Buonasera. Vorrei capire meglio cos'è lo spazio-tempo. È un'espressione matematica? A parte la suggestiva raffigurazione del reticolo, ma è qualcosa di reale? Se viene deformato deve essere per forza qualcosa di reale. E il tempo esattamente cos'è? Ha delle particelle elementari? È discreto? Insomma, spero di essermi spiegato su quello che vorrei capire. Si è spiegato e ha fatto una domanda difficilissima, quindi sì. Prego, professor Castellani. Sì, è una domanda difficile anche rispondere con poche parole. Però si può dire subito una cosa, no, il tempo e lo spazio sono concetti che non hanno un corrispettivo particellare, perlomeno. Non ci sono particelle di tempo e particelle di spazio, almeno per quanto riguarda le teorie convenzionali. Ci sono teorie, effettivamente, in cui il tempo e lo spazio diventano discretizzate. Ci sono atomi di tempo, atomi di spazio. Questo ha luogo in due tipi di teorie. Ci sono teorie chiamate non commutative, in cui tempo e spazio sono quantità che, se moltiplicate, non seguono la regola
dell'ordine dei fattori che non ha importanza, no? Ha importanza l'ordine dei fattori. Quindi, con cui si moltiplica. 3 per 2 non fa 6, è uguale, ma 2 per 3 non fa più 6. Non fa più 6 quando si tratta di matematica, di lunghezze di tempo o di spazio. Ecco, questo tipo di teorie, che viene fuori anche come conseguenza delle teorie delle stringhe, così. Allora, in questo tipo di teorie c'è una discretizzazione del tempo e dello spazio. C'è anche in teorie di gravità quantistica chiamata gravità loop, dove anche lì tempo e spazio diventano, di fatto spariscono, sono sostituiti da oggetti a loop che si possono definire come i precursori del tempo e dello spazio. Ecco. E questa è, credo, la teoria che è coltivata da Rovelli, dal suo gruppo, però è minoritaria, vero? Teoria nata, diciamo, da Ashtekar, Smolin, e poi a cui Rovelli ha dato contributi negli anni successivi, sì. Buonasera. Volevo sapere perché il bosone di Higgs è detto anche la particella di Dio. Sì. Non c'entra moltissimo con la relatività generale, però la particella di Higgs è una particella molto particolare, infatti la sua scoperta è stata sensazionale anche per questo. Era aspettata, ma è stata lo stesso sensazionale per tutti i fisici, perché è la prima particella elementare cosiddetta scalare, cioè che non ha spin, non ruota intorno a se stessa, come succede per tutte le altre particelle elementari. Tutte le particelle che formano la materia, i quarks e gli elettroni, hanno un certo tipo di momento angolare intrinseco, insomma, sono delle trottoline. E così anche le particelle che mediano le interazioni hanno un altro tipo di momento angolare intrinseco, però anche loro ce l'hanno, sono le une fermioni e gli altri bosoni. La particella di Higgs è l'unica che non ruota. Allora, già questo è un'anomalia nel mondo delle particelle elementari, però era previsto che succedesse questo. È chiamata particella di Dio perché questa particella, insomma, pervade tutto l'universo, è un campo a cui corrisponde questa particella, pervade tutto l'universo, ed è una specie di melassa che frena il movimento delle altre particelle che altrimenti andrebbero a velocità della luce. Tutte le altre particelle, naturalmente, nella teoria, andrebbero a velocità della luce, essendo naturalmente senza massa. Invece, questa particella di Higgs, frenandole, le dà una massa, le fa andare meno rapidamente della velocità della luce e quindi di fatto gli dà una massa. Allora, il fatto che la massa venga data a tutte le particelle esistenti tramite questa particella l'ha fatta chiamare la particella di Dio, perché rende possibile, come creasse la massa di tutte le altre. Rende possibile la nostra esistenza. Ecco. Grazie, professor Castellani. Grazie ancora. Grazie a voi.